Ciao ragazzi, buona serata. Oggi andremo a fare un risotto di basilico. No, scusate, un risotto di pomodoro profumato al basilico, classico risotto al pomodoro profumato al basilico, e poi andremo a finirlo sopra con la burattina, ok? Ho messo un po' d'olio d'oliva, un po' di basilico sulla pentola. Mettere il pomodoro da terreno sull'acqua. Andiamo a fare la base, una decina di minuti, lasciamo che vada un po' di sale naturalmente. Dopo da aggiustare semmai, sempre un po' di pepe. Una solita punta di zucchero proprio. Andiamo a fare la base del risotto al pomodoro, una decina di minuti, poi andiamo a mettere il riso per bagnarlo e tostare il riso più 3 classici minuti. Andiamo a fare un classico risotto. Però lo andiamo a finire con una burattina, questa è la cosa piacevole. Ci vediamo dopo. Andiamo a tostare il riso. Sì, sono 400 grammi, ma sgocciolati sono 240-250, poi ho messo 3 etti di riso per noi 3, siamo in 3. Vado un attimino a tostare. Non vado a bagnare col vino, c'è il pomodoro, quindi è una cosa non più, diciamo, non ci va. Questa è la mia maniera proprio. Ci vediamo dopo per il finale. Comincio a fare il risotto, il solito quarto d'ora. Io uso sempre il viandone nano. Ecco qua. E comincio a girare. Ci vediamo dopo. Vedete che c'è il basilico. È un profumo meraviglioso. Ok. Ci vediamo dopo ragazzi. Eccoci qua. Andiamo a matecare il tutto. Un po' di formaggio grana. Risotto è pronto. Mettiamo il parmigiano, andiamo a mettere il burro. Ho già aggiustato il sale. Prendiamo la burattina, la taglio a metà, che è tanta, una, la mettiamo qui al centro,
ci mettiamo un po' di pepe e ci mettiamo la foglia di basilico. Questi tre colori vi ricorda qualcosa? La nostra bandiera italiana, in onore dell'Italia. Ciao ragazzi!